strumento, una storia, una tradizione. Un evento recente ma che già diventa simbolo a Mondolfo grazie al progetto 50x50 di Pesaro 2024, che in occasione della settimana dal 19 al 25 agosto sarà protagonista di Sette Giorni tutti da vivere e da scoprire. È per noi un motivo di grande orgoglio partecipare a questo appuntamento così importante con un festival che rappresenta la marchigianità tra mantici è nato lo scorso anno con la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere e valorizzare uno strumento eh, popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo la storia artigianale di Mondolfo con produzioni eh, di grande valore conosciute eh, in tutto il mondo e questo strumento è il simbolo di radici, identità e tradizioni con cui ci vogliamo presentare ai tanti turisti che verranno a visitare la nostra provincia e il comune di Mondolfo in eh, questa eh, settimana. E... E quindi invitiamo tutti a partecipare, sarà un ricco calendario di appuntamenti con concerti di qualità diffusi su tutto il territorio che ci permetteranno anche di far visitare i luoghi più belli e suggestivi di Mondolfo e Marotta, dal centro storico al mare. Saranno sette appuntamenti importanti, quindi ogni giorno ci sarà un concerto, e quindi sia alla sera ma anche concerti all'alba in luoghi suggestivi. Il chiostro di Sant'Agostino e il Bastione Sant'Anna a Mondolfo in piazza dell'unificazione al Molo di Marotta per quanto riguarda il nostro lungomare, quindi sarà un festival tutto da vivere con uno spettacolo straordinario tutte le sere. Avere scelto questa settimana, immediatamente dopo Ferragosto, con un programma che va a mettere l'accento su una seconda edizione di una scommessa già fortunata l'anno scorso di un festival di organetto e fisarmonica e credo che sia una scelta molto appropriata. Che ha dato più forza a quella manifestazione, speriamo anche più visibilità e ancora più partecipazione, e soprattutto sono sette giorni di grandissima programmazione gratuita di uno strumento che, da solo e in dialogo con altri strumenti contemporanei, rappresenta gran parte del patrimonio musicale, popolare ma anche di alto livello. Che può essere rappresentato con una scuola marchigiana incredibile, sia di artisti che di, che di eh, grandi maestri, e che è rappresentata in gran parte anche in questa, eh, in questa rassegna, è anche una storia di produzione di strumenti che anche a Mondolfo, come in altri luoghi della nostra provincia, della nostra regione storicamente hanno eh, rappresentato un riferimento a livello, a livello mondiale e, e altrettanto l'opportunità di eh, ascoltare uno strumento che da solo è in grado di fare festa. grazie a la forza dei mantici che eh, danno il massimo della potenza al, al suono, che è uno strumento che eh, unisce i grandi teatri con eh, la storia dell'Aia o di tanti dei luoghi anche di campagna dove, anche dopo la guerra, in mancanza di altro, diciamo, da solo poteva fare festa. Quindi, un grandissimo strumento. E siamo felici che Mondolfo, nella propria settimana, la capitale italiana della cultura condivisa con Pesaro, abbia messo questo accento così importante.